L'uomo sbuca all'improvviso. Giacca e cravatta, le mani in tasca e in testa una sola idea, sparare. All'inizio non si capisce quale sia il suo obiettivo, forse i politici, come dirà ora e dopo i magistrati, ma le forze dell'ordine che stanno blindando la piazza per il Consiglio dei Ministri lo bloccano. Lui tira fuori la pistola e spara, 6 colpi, tutti da stessa d'uomo. Vuole uccidere Luigi Preini, la piazza è sconvolta. Sentito 2 colpi di pistola. Ho posto lo sguardo dove c'era il rumore, ho visto un uomo sui 45 anni circa, poco o meno, alto, vestito grigio, giacca e cravatta, sparava. Senza uomo a un carabiniere. 2 carabinieri, a terra feriti, l'appuntato Francesco Negri, 30 anni, viene colpito ad una gamba. Il brigadiere Giuseppe Giangrande, 50 anni, da poco rimasto vedovo con una figlia di 23 anni, viene invece colpito al collo. Nel tragitto in ambulanza la lesione si aggrava fino a toccare la colonna cervicale. Ora è in gravi condizioni all'ospedale Umberto I dove è stato operato. È arrivato cosciente, racconta i medici, ma sotto shock, non ricorda niente. Ferita lievemente da una scheggia anche una donna incinta che passeggiava con il marito e il figlio. Subito dopo aver premuto il grilletto Preiti avrebbe detto sparatemi, sparatemi, e poi dopo una breve colluttazione con le forze dell'ordine è stato fermato ed arrestato. Il gesto eclatante di una persona sola, isolata, conferma il procuratore capo di Roma Pignatone, un uomo con un piano folle dunque, che però lascia tutti senza fiato, i cittadini, il palazzo. Proprio in quei minuti i neoministri stanno giurando nelle mani del Presidente della Repubblica. Nelle prime immagini dopo la sparatoria, l'uomo è a terra, accanto ancora la beretta con la matricola cancellata, recuperata al mercato nero. Per ore, davanti a Palazzo Chigi, in un silenzio irreale, la scientifica compie i rilievi in cerca di risposte che però solo l'attentatore può dare. Nell'attentato di oggi davanti a Palazzo Chigi dunque sono rimasti feriti 2 carabinieri. Il brigadiere Giuseppe Giangrande è stato colpito al collo, le sue condizioni sono gravi. Nel pomeriggio ha subito una delicata operazione, la prognosi resta riservata. In serata in ospedale la visita del presidente del Consiglio Letta, sta meglio invece l'altro militare Francesco Neri che ha riportato ferite ad una gamba. Sentiamo il servizio di Francesca Sancini. La prognosi rimane riservata per 72 ore quota vita. Il paziente ha subito un danno midollare importante, i cui esiti saranno valutati successivamente. Il paziente è ora ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica. Non è ancora fuori pericolo Giuseppe Giangrande, 50 anni, il carabiniere ferito più gravemente durante la sparatoria di stamattina davanti a Palazzo Chigi. I medici si sono riservati la prognosi per altre 72 lunghissime ore. Giangrande è stato colpito al collo, il proiettile gli ha danneggiato le vertebre cervicali. Oltre alla vita, rischia lesioni permanenti. Oggi pomeriggio lungo intervento neurochirurgico al Policlinico Umberto I di Roma, 3 ore in sala operatoria anche per asportare dei frammenti ossei. Adesso, hanno detto i medici, c'è solo da aspettare. E a suo capezzale aspetta la figlia, una ragazza di 23 anni che da Prato, dove abitava col papà, è arrivata nel pomeriggio all'ospedale. Una ragazza che sta affrontando da sola queste ore durissime dopo aver perso la mamma solo 2 mesi fa. In serata, appena concluso l'intervento chirurgico, la visita del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che ha espresso la vicinanza delle istituzioni all'arma dei carabinieri e alla figlia di Giangrande. È credo un esempio per il paese, dobbiamo in questo momento veramente stringerci intorno alla famiglia, stringerci intorno alle forze dell'ordine, è il momento in cui ognuno deve fare quello che vuole. Commossa, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, giunta al Policlinico dopo aver incontrato l'altro carabiniere ferito stamattina, Francesco Negri, 30 anni, ricoverato a San Giovanni. Negri ha subito un intervento per ridurre la frattura alla tibia destra, ora sta bene e continua a chiedere notizie del collega. Ma vediamo chi è Luigi Preiti, 49 anni, un figlio di 10, sembra sia arrivato a Roma apposta con l'intenzione di compiere un gesto eclatante. Lo avrebbe confessato lui stesso agli inquirenti, non odio nessuno in particolare, ha detto, ma sono disperato, l'obiettivo vero erano i politici, avrebbe spiegato, volevo suicidarmi ma avevo finito i conti. Ora è accusato di tentato omicidio, la pistola dice di averla comprata al mercato nero 4 anni fa ad Alessandria, dove ha vissuto quasi 10 anni, nato in Calabria.
Maria è tornato dai suoi dopo la separazione dalla moglie. Nel frattempo ha perso il lavoro e sembra che avesse debiti di gioco. Non è uno squilibrato, non è un terrorista, continua a ripetere il fratello. In serata è uscito dall'ospedale ed è stato portato in una caserma del reparto operativo dei Carabinieri. Aspetta, una cosa del genere, non mi hai dato quei segni. La sparatoria ha naturalmente cancellato il clima di festa che si respirava al Quirinale per la cerimonia del giuramento del nuovo governo, il primo composto da PD e PDL, 21 ministri, tante facce nuove, una squadra caratterizzata da un forte rinnovamento generazionale, un governo arrivato dopo una lunga fase di stallo e di incertezza politica. Il servizio di Francesco Accardo. I 21 ministri del nuovo governo hanno appena finito di giurare, poco prima di mezzogiorno, quando il capo dello Stato riceve da un collaboratore la notizia della sparatoria davanti a Palazzo Chigi. Notizia che i giornalisti stanno invece seguendo da una decina di minuti su TV e telefonini. Anche il vice premier e ministro dell'interno, Alfano, viene informato a fine cerimonia e Enrico Letta apprende della sparatoria da Dario Franceschini. Dopo la fotografia di gruppo tutti lasciano il salone delle feste, nessuna dichiarazione, salta il brindisi alla sala degli specchi, dove invece i ministri si fermano a parlare con Napolitano. Più tardi il Presidente della Repubblica sente il Comandante Generale dell'Arma, Leonardo Gallitelli, al quale chiede notizie delle condizioni dei feriti, esprime solidale vicinanza all'Arma, lo prega di rendersi interprete di tali sentimenti nei confronti del brigadiere Giuseppe Giangrande. Napolitano sente di persona l'altro ferito, Negri, esprime vicinanza alla famiglia fortuitamente coinvolta. Una mattinata iniziata con tutt'altra atmosfera, i ministri, età media 53 anni, 7 donne, arrivano al Quirinale con figli e nipoti, giurano sulla Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi. Napolitano è soddisfatto, a più di 60 giorni dalle elezioni l'Italia ha un governo di servizio al paese, lo definisce Letta, pienamente politico, dice il capo dello Stato, frutto di un'intesa politica, quella fra PD, PDL e centristi, che il Quirinale ritiene l'unica possibile nella situazione data. Giura Emma Bonino, ministro degli esteri, giura Fabrizio Saccomanni, della Banca d'Italia e l'economia, siedono fianco a fianco due delle ministre più attese, Josepa Idem, olimpionica di canoa, nata in Germania, che si occuperà di sport, e Cécile Kyenge, medico, nata in Congo, che andrà all'integrazione. I ministri di PD e PDL siedono per la prima volta nella stessa squadra, dopo la convivenza a distanza nella strana maggioranza montiana. Dopo la notizia della sparatoria, la sicurezza aumenta anche intorno al Quirinale, ma la linea è non esasperare la tensione, a creare indebiti collegamenti. Anche per questo il palazzo resta fino alla fine aperto al pubblico, come previsto. Quello che è successo ha accelerato la cerimonia del giuramento, subito la riunione del primo consiglio dei ministri, nel quale ha preso la parola il ministro dell'interno Alfano. È stato un atto tragico, ha detto, ma resta un gesto isolato. Tatiana Risanti. La notizia dell'attentato irrompe nel clima di festa, cerimonia del giuramento ormai al termine. Pur con la necessaria preoccupazione, il calendario della giornata resta grosso modo inalterato, meglio non fomentare allarmismi. La nuova titolare degli esteri, Bonino, il collega Moavero, anche per mostrare tranquillità e stemperare la tensione piombata di colpo sul palazzo, simbolo del potere, raggiungono a piedi il Palazzo Chigi per il primo Consiglio dei Ministri. Anna Maria Cancellieri, da oggi alla giustizia, ma fino a ieri al Dicastero dell'Interno, parla di episodio isolato, escludendo che dietro vi sia una regia. Angelino Alfano, chiamato alla sua prima prova da Ministro dell'Interno, prima ancora di insediarsi, ora in ospedale a far visita ai carabinieri feriti, per poi riferire sull'accaduto. Ad un primo esame degli eventi, la vicenda può essere ricondotta a un gesto isolato, sul quale comunque sono in corso ulteriori accertamenti. È mio dovere dire che la situazione generale dell'ordine pubblico nel paese, anche a seguito di un immediato riscontro con le forze di polizia, con i responsabili delle forze di polizia, non desta preoccupazioni. Comunque sono stati rafforzati i controlli presso gli obiettivi a rischio. Poco prima Palazzo Chigi il passaggio di consegne tra Mario Monti e il suo successore. E con il tradizionale passaggio della campanella finisce l'era dei tecnici. Il professore esce per l'ultima volta dopo 17 mesi da Palazzo Chigi, salutato dal picchetto d'onore. Thank you.
comando esecutivo, chiaramente politico, per citare lo stesso capo dello Stato. Prima però c'è il voto di fiducia e il discorso che il neo premier domani pronuncerà alle Camere, un discorso che a questo punto non potrà certo eludere la drammatica vicenda di oggi, quei proiettili, pare, indirizzati proprio ai palazzi della politica. Già da domani mattina sarà subito al lavoro il nuovo ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. Solo per le prime emergenze dovrà coprire un buco di svariati miliardi, trovare risorse per la cassa integrazione in deroga, gli esodati e poi c'è l'IMU, la tassa sulla casa. Insomma, tanti nodi da sciogliere per il nuovo governo. Ce ne parla Carmen Santoro. I ministri del governo Letta, eccoli riuniti oggi per la prima volta, sanno bene che le emergenze economiche sono la priorità. Fabrizio Saccomanni domani mattina sarà già al lavoro nel suo ufficio al Ministero dell'Economia. Toccherà a lui, ex direttore generale di Banca Italia, coniugare il rigore con la crescita. Ha già in mente un patto il ministro che coinvolga banche, imprese e consumatori per ripristinare la fiducia persa in Italia. Fiducia necessaria per rilanciare l'occupazione e dare una speranza al dramma dei tanti, troppi disoccupati. Nelle sue intenzioni un contenimento della pressione fiscale, Banca Italia ha sempre detto che è troppo alta, attraverso il taglio della spesa, e sul suo tavolo finirà anche il malloppo IMU. Si troverà probabilmente una mediazione tra la proposta PDL, restituzione e cancellazione, costo 8 miliardi, e la rimodulazione all'insegna dell'equità, che vogliono PD e Scelta Civica, che richiederebbe 2 miliardi e mezzo. Sempre sul fronte fiscale, altra emergenza è l'IVA, aumenta da luglio, rischia di far crollare ulteriormente i consumi. Per evitare che salga ci vogliono 2 miliardi quest'anno, 4 il prossimo. Ovviamente, se il paese non torna a crescere, trovare i soldi per tagliare le tasse non sarà semplice, anche perché sul fronte welfare, che guida lui, l'ex presidente Istat Giovannini, bisognerà trovare più presto i soldi per la cassa integrazione, per 500 milioni di lavoratori in scadenza, ci vuole 1,5 miliardi. Altri soldi serviranno per risolvere il pasticcio sudato, salvati 130.000, ce ne sono altri 200.000 che rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione. Per risolvere queste emergenze il governo Letta dovrà trovare subito svariati miliardi, una boccata d'ossigeno potrebbe arrivare dall'Europa. Nelle prossime settimane si aspetta la chiusura della procedura di infrazione, dopo il Premier potrebbe chiedere un allentamento dei vincoli di bilancio, approfittando della rottura a Bruxelles del fronte del rigore. E passiamo agli esteri. La polizia del Bangladesh ha arrestato il proprietario dell'edificio di 8 piani crollato alla periferia di Dhaka. Mercoledì scorso centinaia di persone che lavoravano in quello stabile hanno perso la vita. Stefano Pizzetti. Lo hanno preso proprio sul confine mentre tentava di fuggire in India. Mohammed Soel Rana è il proprietario del palazzo crollato a Savannah. Martedì mattina, quando le crepe nei pilastri avevano convinto una banca e qualche negozio a rimandare a casa i lavoratori per motivi di sicurezza, era stato lui a insistere che l'edificio era solido come una roccia e i responsabili dei laboratori tessili che occupavano il resto dei locali gli avevano creduto. Mohammed era fiero della sua creatura, così fiero da averla battezzata con il proprio cognome, Rana Plaza, un nome d'albergo di lusso per 8 piani di cemento marcio costruiti senza permessi su una palude riempita di sabbia. 8 piani che mercoledì si sono abbattuti di schianto uno sull'altro, soffitto contro pavimento, intrappolando in mezzo migliaia di persone. Almeno 2.500 sono state salvate, ma dentro ce ne sono altre ancora vive. Nessuno sa esattamente quante, potrebbero essere centinaia. Di certo ci sono solo i cadaveri, 377, tirati fuori a forza di braccia dai soccorritori. Questa tragedia ha un nome, delocalizzazione. Per le imprese del mondo ricco che mandano a cucire in Bangladesh i loro vestiti firmati significa costi bassissimi, nessun contratto collettivo da rispettare e nessun sindacato a mettere i bastoni tra le ruote. Per i bengalesi significa salari da 30 euro al mese per un minimo di 54 ore a settimana, senza diritti, senza garanzie. Lo sanno tutti, a cominciare dalle Nazioni Unite che oggi, come ogni 28 aprile, celebrano la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Questa era la nostra ultima notizia, appuntamento con la prossima edizione, 40 minuti circa dopo la mezzanotte. A più tardi.